E se la Roma fosse acquistata da uno sceicco? Beh, probabilmente arriverebbe seconda anche in quel caso. Ragazzi, bentornati qui sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi siamo qui con un video un po' particolare. E in descrizione trovate i link degli altri canali che hanno portato questo video, tra cui Seekwolf che ha avuto l'idea. Dunque, oggi siamo qui con un video nel quale io vi andrò a presentare la rosa della Roma che creerei se fossi lo sceicco. E attenzione che non è così semplice, perché molte società, Paris Saint-Germain su tutte, ci hanno insegnato che coi soldi non è che si vince per forza. Insomma, avere i soldi non significa vincere, però è chiaro che avere i soldi aiuta a vincere, se lo sceicco in questione conosce il calcio, perché sennò sono cazzi. Dunque, se io fossi il nuovo presidente della Roma e avessi tantissimi soldi, che probabilmente potrebbero essere, adesso non so quanti soldi abbia uno sceicco, ma basandoci su FIFA almeno, diciamo sui 200 milioni, ovviamente non ne spenderei 190 per prendere Messi, perché altrimenti sarei un coglione. E partendo dalla rosa che la Roma ha quest'anno, andrei a fare delle mosse in uscita. Ad esempio, qui leggo in grafica di De Santis, Lobont. E proprio a cominciare questi due giocatori, li manderei anche a casa. Perché comunque la Roma al momento ha Szczęsny, ha Alisson. E quindi direi che almeno per questa stagione, tra i pali siamo a posto. In difesa andrei a risistemare un po', e a risolvere qualche situazione, per esempio quella di Maicon, che ha comunque un ingaggio abbondante. Anche se è vero, sono uno sceicco e quindi non dovrei preoccuparmi di questo, ma risolverei soprattutto la situazione di Castan, che sembra non poter più essere in grado di proseguire a grandi livelli, e quindi magari lo manderei a giocare da un'altra parte. Per cui diciamo, senza voler esagerare più di tanto, che tra le cessioni di De Santis e Lobont ci avevamo 2 euro più o meno, però cedendo anche Maicon, che adesso non so se sia in scadenza, controllo subito. Confermo che anche Maicon è in scadenza e il suo comunque valore di mercato si aggira intorno al milione di euro. Quindi, essendo però in scadenza, non penso che ci possiamo fare tanto neanche con lui. Invece, con la cessione di Castan ci potremo fare intorno ai 7 milioni. Qui, ovviamente, i prezzi di mercato, i valori di mercato li sto prendendo da Transfermarkt, quindi più o meno sono attendibili, dai. Ovviamente, premettendo che i vari giovani, eccetera, vadano in prestito, perché sennò finiamo domani mattina. Il primo innesto che andrei a fare in difesa è Rafael Varane, che non è un acquisto casuale, attenzione. Ovviamente parlo del centrale difensivo del Real Madrid che potremo pagare all'incirca sui 30 milioni. Ovviamente Varane andrebbe a fare il titolare perché, con tutto il rispetto per Rudiger, una squadra che vuole ambire a grandi cose e soprattutto sempre con lo Shea, vuole anche due centrali, passatemi il termine, coi controcoglioni. A questo punto, avendo tre centrali, di cui due titolari e Rudiger in questo caso che sarebbe il primo sostituto, mi serve il secondo sostituto e io andrei a fare un altro acquisto mirato, soprattutto in prospettiva, perché parlo di Daniele Rugani della Juventus che ci verrebbe a costare 10 milioni e quindi in questo momento ne spenderemo 40, ma per un 21enne che in prospettiva è un fenomeno, italiano peraltro. E soprattutto andresti a indebolire una tua rivale storica per lo scudetto. A questo punto passiamo a centrocampo e sentite cosa vi sto per dire? La chiave sta tutta in una cessione. Miralem Pjanic. Tutti sappiamo quanto Pjanic sia ricercato dai più grandi club europei, anche la Juventus recentemente. Lui e Nainggolan sono stati al centro di varie telenovele e tra i due, francamente, preferirei sacrificare il bosniaco, che comunque è a Roma da 5 anni e ti ha dimostrato sì grandi capacità tecniche. Questo non ci piove. Però anche dei limiti, più di tanto non è mai riuscito a dare, non è mai stato molto continuo, anche se nell'ultima stagione ha fatto grandi cose. Ma tutto sommato 35 milioni fanno sempre comodo. A questo punto voi mi direte, ok, hai venduto Pjanic, chi prendi? Ci rimane un ruolo scoperto. È questo il bello, non è assolutamente così. Perché vi ricordo che la Roma in casa ha un fenomeno e non se lo incura nessuno, Salih Uçan. Questo ragazzo intanto tatticamente può essere un Pjanic. Ti puoi inventare la giocata, tecnicamente ragazzi è un fenomeno, perché per le poche volte che ha giocato
con la Roma, per le poche volte che ha avuto spazio, ha fatto il fenomeno. E soprattutto è un 94, c'ha 22 anni se non vado errato. E quindi anche lui in prospettiva promette veramente bene. Al limite, con i 35 milioni regalati da Pjanic, vado a prendere un centrocampista offensivo per la quadratura che può essere il 4-2-3-1 a questo punto, e vi parlo di un giocatore che io adoro, francamente lo adoro. E sto parlando di Marco Reus, che tra l'altro è un jolly incredibile, perché può giocare in tutti e tre i ruoli del 4-2-3-1 praticamente, alla sinistra, alla destra e soprattutto trequartista, che è il ruolo dove potrebbe servire di più. Nel suo caso 45 milioni spesi benissimo, poi non so voi, ma a me Reus, ragazzi, mi fa impazzire. A questo punto, sistemato il centrocampo, anche se Reus è più un attaccante che un centrocampista, passiamo proprio alla fase offensiva, dove come prima cosa vado a vendere Edin Dzeko. Qui dice a 15 milioni e io ripenso ancora di più all'affare che ha fatto la Roma acquistandolo a 30 milioni l'anno scorso. Però comunque 15 milioni meglio di niente, tanto ripeto i soldi non è che ci mancano. E a questo punto andiamo a completare la rosa con il segreto vincente, colui che te la butta dentro. In che senso? Per gusto personale io opterei per Robert Lewandowski, il mostro. 70 milioni di euro per Lewandowski, però è il colpaccio. È il colpaccio veramente da 90. È il colpaccio che del resto forse solo una squadra che conosce Ico si può permettere. A questo punto ci rimarrebbero 105 milioni di euro circa, con i quali magari potremo andare a prendere un bellissimo animale a centrocampo come Andrés Iniesta, che ci verrebbe a costare sui 35 milioni. Ah, quanto è bello il fantamercato. Ecco, io non so mai se una squadra del genere nella capitale la potrò vedere, non penso purtroppo, però mi piacerebbe molto. Vi ricordo anche voi qui sotto nei commenti dirmi come gestireste la squadra, anche se adesso pronto agli insulti. Dovevi prendere Van Basten! Sei ritirato Van Basten. Comunque il video è giunto al termine, sono curioso anche di vedere i miei colleghi, chi hanno scelto e come gestirebbero le loro squadre. Vi ripeto, trovate tutti i canali qui sotto in descrizione, io non posso che darvi appuntamento al prossimo video, invitarvi a lasciare un like se questo vi è piaciuto, passate qui sotto in descrizione dove trovate tutti i miei social, su tutti Instagram, Facebook e Telegram. Ovviamente se siete nuovi iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo lunedì con un prossimo video e con una nuova serie soprattutto, bella raga! I'm